Ellie! Ellie! Mi hai sentito? No! Che? Guarda, ospedale. È la nostra uscita. Andiamo su. Ragazzi, siamo tornati ufficialmente con Joel. In giornate come questa vorrei solo starmene seduto in veranda a suonare la chitarra. Quando questa storia sarà finita, ti insegnerò a suonarla. Già, penso proprio ti piacerebbe. Che dici, eh? Ellie, ehi. Eh? Oh, certo, è un'ottima idea. È un po' per le sue, Ellie, oggi. Beh, comunque, ragazzi, sappiamo che dopo The Last of Us Parte 2, questo non è un grandissimo spoiler della storia, quindi posso comunque dirvelo, sappiamo che dopo Ellie, appunto, imparerà a suonare la chitarra grazie a Joel, come imparerà anche a nuotare, insomma. Quindi molto bella questa cosa che ti fa capire che dopo effettivamente le promesse che ha fatto la Naughty Dog riguardo al gioco sono state mantenute. In ogni caso, ragazzi, la scena in cui Ellie uccide David mi ha fatto rabbrividire, è stata incredibile. Però ragazzi, ok che anche se è una scena molto forte, mamma mia, ho goduto come un porcellino d'India, perché vi giuro è stata, lo odiavo con tutto me stesso. E quindi è stata una goduria ucciderlo. In ogni caso, ora Joel finalmente si è ripreso grazie ad Ellie. Spero che Ellie dopo gli abbia raccontato tutto quello che è successo, perché non è semplice da digerire. E ragazzi, ora stiamo finalmente arrivando alla strada per arrivare all'ospedale. Però suppongo che adesso Joel abbia capito effettivamente quanto Ellie tiene a lui e quanto Joel tiene ad Ellie. Quanto ha capito quanto ci tiene a lei. Quindi ragazzi, non sarà semplice lasciarla andare. Però ragazzi, questo è per un bene superiore. Grazie a lei forse possiamo riuscire a trovare una cura che possa aiutare milioni e milioni di persone. Però prima di fare tutto dobbiamo arrivare all'ospedale. Ragazzi, lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, che siamo veramente agli sgoccioli della fine della serie. Questa serie è durata molto meno rispetto a The Last of Us Parte 2, perché effettivamente The Last of Us Parte 1 è molto più corto rispetto alla Parte 2, però anche questo è veramente incredibile, è un gioco stupendo. Vi invito, ragazzi, se non l'avete mai giocato, a giocarlo almeno una volta, perché vederlo in video è una roba, ma giocarlo vi assicuro che è tutt'altro. È tutt'altro, ragazzi. Beh, sicuro darci il benvenuto con un teschio davanti è molto rassicurante. C'è un'immagine, probabilmente della famiglia che viveva dentro a questo Forgive Us, perdonaci. Oddio. Merda. Eh già, ragazzi, non so se hanno fatto una bella fine, purtroppo. Va bene, in ogni caso, munizioni ne abbiamo ben poche, perché le abbiamo usate tutte per il combattimento che abbiamo avuto poco fa. Poco fa per me, per voi ieri. L'altra notte okay. Ho sognato di volare. Ah sì? Di volare? Già. Che figata. Dai, racconta. Ero su un grosso aereo pieno di persone. E tutti urlavano perché stava precipitando. Così sono andata verso la cabina di pilotaggio e ho aperto la porta e il pilota non c'era. Ho provato a usare i comandi, ma ovviamente non avevo idea di come far volare un aereo. E subito prima dello schianto mi sono svegliata. Non sono mai stata su un aereo. Non è strano? Sai, i sogni sono sempre strani. Sì, è vero, ragazzi, di solito i sogni dovrebbero rispecchiare almeno un qualcosa che è successo realmente all'interno della tua vita, futuro, un futuro prossimo, un passato. Quindi molto spesso, ragazzi, mi è capitato, non sto scherzando, di sognare un qualcosa che poi nella realtà si è avverato, non magari precisamente come è successo nel sogno, ma seriamente si è avverato. Però la maggior parte delle volte mi accade comunque di sognare qualcosa che ha un che di un qualcosa che mi è successo nel passato. Ellie non è mai stata su un aereo, quindi per che motivo avrebbe dovuto sognare un aereo che si schianta? Magari perché è stata sulla macchina con Joel e ci siamo schiantati e magari ha convertito la cosa con un aereo? Può darsi, ma magari no. Boh, ragazzi, non ho idea. Fatto sta che ci sono un botto di stradine. Vedete, c'è anche sempre la strada in cui siamo scesi, che però è collegata da un'altra parte. Tutto distrutto, ragazzi. Veramente tutto. Eh già.
In ogni caso io mi sorprendo di come siano riusciti a sopravvivere Ellie e Joel per tutto questo tempo. Ah, ma è chiuso. Nella versione originale non era chiuso, sbaglio. Forse dico cazzate, ragazzi, ma mi sembrava che si potesse passare da ambi le parti. Boh, strano. Strano, strano, strano. Va bene. Siamo agli sgoccioli, ragazzi, penso che manchino uno o due episodi. E poi abbiamo finito la nostra avventura su The Last of Us parte 1. Mi Guarda dispiace un qui, po'. un'altra città, un'altra zona di quarantena abbandonata. È l'ospedale. Non ti risponde, Joel. È un pochino distratto oggi, Ellie. Non so che gli accade, probabilmente è ancora un po' scossa da quello che è successo. Siamo alla primavera, comunque non so se avete notato, ragazzi, l'ultimissima stagione. Poi è passato un anno. Si vedete un po' triste, un po' giù di morale. Nonostante stiamo per arrivare all'ospedale. Stop, Fedra. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo, vabbè. Ah sì, che abbiamo quasi finito la nostra avventura su The Last of Us. Ragazzi, in parte sono contento perché non vedo l'ora di offrirvi una delle mie migliori serie, che secondo me è stata una bella serie in fondo, ragazzi. Dai, scrivetemi in Premiere in questo momento se non vi è piaciuta questa serie, vi è piaciuta, cosa avrei potuto migliorare, cosa non. Nell'ospedale di cui ci aveva parlato la luce. Forza, piccola. Bene, bene, bene. Ci siamo, ragazzi. Siamo molto vicini all'ospedale. St. Mary Hospital. Ok. Quindi scrivetemi nei commenti se la serie vi è piaciuta, ragazzi, e quali aspetti magari avrei potuto migliorare. Così, magari in una futura serie walkthrough, cercherò di migliorare quelle cose. Ovviamente sempre nei limiti delle mie possibilità Forse qui economiche, tagliamo, non. no? Sì. Non risponde, Ellie. È molto distratta. Un biglietto, ragazzi. Lucia, abbiamo raggiunto la zona di quarantena. Volevo chiamarti, ma in questa città tutte le linee telefoniche sono inattive. Ci hanno detto che possono recapitare lettere tra le zone, anche se ci vorrà una settimana o due prima che tu possa riceverle. Stiamo bene. Anna parla sempre di te, le manchi molto. Sono sorpreso della maturità e calma che sta mostrando in questa situazione folle. Mi sono sentito come se fossi io quello troppo emotivo. Il più delle volte è lei a confortare me. L'abbiamo cresciuta bene. Allora, non potevamo saperlo. È vero. Ma che poi non so, forse parlavano. Boh, non ho idea. Tutto ok? Sì, sto bene. È solo che oggi sei più silenziosa del solito. Oh, scusa. No, non è. È tutto a posto. Sì, è un po' strano perché di solito vediamo sempre la Ellie. Diciamo simpatica che fa sempre una battuta. Tipo, ricordo ancora la battuta delle super scimmie, che gli umani si sono trasformati in scimmie, o quando racconta le barzellette. Questo vi fa capire quanto Ellie è cambiata in questo suo viaggio e vi fa soprattutto capire che incipit ha dato questo suo cambiamento nella parte 2. Potremmo usare quella scala. Ci Sì, vai Ellie. siamo. Ellie. Oh, Cristo santo. Ellie. Cosa? La scala, dai. Non è facile, ragazzi. Cioè, quello che è successo è passata da già tanto che uccidere un uomo a uccidere centinaia di persone. Cioè, non è semplice da digerire, ragazzi. Povera Ellie. Comunque, concludendo il discorso di prima, ragazzi, io veramente spero che la serie vi sia piaciuta. Scrivetemi in Premiere, che io sapete che ci sono sempre, per quanto posso. Magari se mi vedete poco attivo è perché in quel momento sono impegnato a fare altre cose. Il più delle volte è legato sempre al vostro canale. What? Che succede? Ellie? 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 Però, ragazzi, veramente mi auguro che la serie vi sia piaciuta. Spero di avervi augurato. Augurato. Di avervi regalato una delle mie migliori serie e soprattutto uno dei miei migliori giochi che vi potessi portare nella storia del canale. Questo devi vederlo. Sicuramente, quello sì. Che Cos'è? succede, Ellie? Improvvisamente ca ha cambiato umore. È bipolare? It's possible? Che cazzo era? Ah! Signori!
Siamo arrivati Mi stai a uno prendendo in giro. dei momenti più dolci e teneri di The Last of Us, a mio parere. Uno dei momenti più belli. Forza, muoviamoci. Ci siamo, ragazzi. Ma che accidenti. Oh mio Dio, ci sono le giraffe. Eccolo là, ragazzi. Questo L'hai vista? momento è famosissimo. Oh Dio santo. Che Non bello poterlo disturbare. Va bene, rigiocare. va bene. Cosa fai? È tutto ok. Vieni, vieni. Che carina! Vieni, dai. Forza. È bellissima! Ehi, ciao! Ma che forza! Ok, da che parte? Dai, forza, andiamo! Ehi, frena, ragazzina. Forza! Beh, non l'ha mai vista. È un bel momento, insomma. Muoviti, forza, andiamo! Vai, 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 vai. Ma che Joel è vecchio, cioè, la devi fare con calma. Voglio dire. Vero, Joel? Ecco, ragazzi, questo è uno dei miei momenti preferiti del gioco. Mio Dio. Spettacolare. Spettacolare. E qui, ragazzi, io come di consueto Allora? faccio sempre uno screen. È interessante come ti aspettavi. Ha i suoi alti e bassi, ma il panorama non è male. Ragazzi, qui screen tattico, scusate un attimo. Ah no, ho sbagliato. No, non posso. Non posso fare gli screen mentre recco. E vabbè. Taglio tattico, signori. Taglio tattico. E perché no? Scusate questo taglio improvviso, ma ci tenevo assolutamente a fare lo screen. Lo faccio sempre. Nella parte 1 l'ho fatto. Cioè nel gioco originale. Bene. Non siamo obbligati a farlo. Questo lo sai, vero? Abbiamo altre opzioni? Tornare da Tommy e farla finita con questa cazzo di storia. Dopo quello che abbiamo passato. Dopo tutto quello che ho fatto. Non può essere tutto inutile. E qui ragazzi, Joel, vedete, prende consapevolezza del fatto che. Ecco, vede la giraffa che se ne va e capisce che potrebbe. Che Ellie potrebbe lasciarlo come ha fatto la sua prima figlia Sara. Ormai si è affezionato come se fosse sua figlia, Ascolta, ragazzi. so che hai buone intenzioni, ma non ci sono compromessi. Fatto ciò che dobbiamo, andremo ovunque tu voglia, ok? Beh, non me ne vado senza di te. Perciò muoviamoci e facciamola finita. Ragazzi, vedete, qui è proprio il momento in cui si è reso conto di quanto sarebbe perso senza di Ellie. E la giraffa è proprio, vi ha fatto capire, come se lui perdesse la persona che gli è stato accanto per tutto questo viaggio. Non aveva più niente, Joel. Gli è Ellie, rimasta solo Ellie. ho trovato un altro di quei fumetti. Stupendo, più tardi me lo leggo. Bueno, bene. Abbiamo trovato quasi tutti i fumetti, credo, eh. Poi in una seconda run, oppure con i capitoli, prenderò quelli che mi mancano, ma se non erro, dovremmo averli presi quasi tutti. E dovrebbe mancare giusto qualcuno. Bene, raga, bene, bene. Vedete che improvvisamente Ellie è diventata. Non dico quella di prima, ma comunque si era allegrata un attimo. Un bel carro armato, proprio davanti. Cristo santo. Questo posto rievoca ricordi. Che cosa? Successe dopo che cominciarono i casini.
Ero in un centro di soccorso come questo. Ovunque guardassi vedevi famiglie a pezzi. Il mondo intero era andato sottosopra in un batter d'occhio. Avevi già perso, Sara. Sì, esatto. Non riesco a immaginare cosa vuol dire perdere qualcuno che ami così tanto. Perdere tutto ciò che conosci. Mi spiace, Joel. Tutto ok, Ellie. Non è facile, ragazzi. Cioè, perdere una figlia è forse il dolore più grande che tu possa provare in tutta la tua vita. Ancora di più di partorire. No, non sto scherzando. No, a parte gli scherzi, ragazzi, cioè, sono serio. Tra l'altro, intanto, attrezzi di livello 5 acquisiti. Non oso immaginare, ragazzi, fare un figlio e poi doverlo perdere. Poi nel modo in cui Joey l'ha perso Sara, l'ha persa davanti agli occhi. Attrezzi del mestiere, trofeo guadagnato, ragazzi. Tutti gli attrezzi di livello, di nuovo livello acquisiti. Insomma, abbiamo gli attrezzi di livello massimo ora. Potenziamenti per armi, li possiamo fare tutti. Tutti nel senso che possiamo fare tutti i livelli. Sbloccare tutti i potenziamenti, ma ovviamente non abbiamo abbastanza bulloni per fare tutto. Quindi, insomma, pazienza. Vediamo che cosa troviamo qui in giro. È veramente di dura perdere una figlia, ragazzi. Dolore tremendo, non oso immaginare. Fedra dappertutto, ragazzi. Guardate qui quanta roba. Vi conviene assolutamente andare qui? 25 bulloni. Ok, abbiamo una mappa. Una mappa della zona di quarantena di Salt Lake City. Gli appunti scritti a mano indicano i percorsi di evacuazione, l'ospedale e le aree ormai prive di scorte. Ok. C'è anche un morto. Ma ormai ne abbiamo visti fin troppi, quindi. È ora di mettersi al lavoro. Eh già. Allora, abbiamo 71 bulloni, quindi molto pochi, ragazzi. Facciamo con cautela, perché probabilmente saranno gli ultimi potenziamenti che faremo durante il gioco. Quindi, io farei assolutamente l'arco. Che strano, Dexter, ma perché potenzi l'arco? Cioè, me lo stavo chiedendo. Perché potenzi l'arco? Cioè, non è la tua arma preferita, cioè ti fa schifo, perché lo potenzi? Non so proprio spiegarmela. Ok. Ora potremmo potenziarlo al massimo, quindi potenziare tutto, ma non abbiamo abbastanza bulloni, quindi io farei pompa. Per concludere, ragazzi, ultimi potenziamenti del gioco. Aumenterei la portata del 25% visto che ce l'abbiamo ancora a zero. Aumentiamo la portata. E signori, ultimo potenziamento di questa serie. A meno che non arriveranno altri banchi da lavoro, ma suppongo che se ne arriveranno a. No, ok, sì, dovrebbero essercene degli altri in realtà lungo il nostro cammino. Però non so se avremo abbastanza viti. Vabbè, comunque ci siamo quasi, abbiamo quasi finito. Bene, bene. Andrà più che bene. Ovvio, Joel. Andrà più che bene. Ora dobbiamo trovare un modo per proseguire il nostro viaggio. Molto silenziosa, Ellie. Tanto se non erro, ad una certa, Ellie doveva arrivare e dare la fotografia di Sara a Joel. E lui diceva, dal passato non si scappa, grazie. E però, a quanto pare. Boh, forse non sono andato nel punto giusto in cui doveva dargliela. Non lo so. Fatto sta che se vi ricordate abbiamo visto che ce l'aveva nello zaino, Ellie, quindi a conferma di quello che sto dicendo. Tieni, me l'ha mostrata Maria e io l'ho rubata. Spero non ti dispiaccia. Beh, ormai una cosa l'ho capita. Dal passato non si scappa. Grazie. A trovare dei morti in giro ovunque, ragazzi, c'è incredibile, ci sono morti dappertutto. In ogni caso, ci stiamo avvicinando sempre di più alla nostra meta, ragazzi. Continuiamo a vedere dei carri armati ovunque, incredibile. Salt Lake City Military Zone. Ok, quindi per di là c'è una zona di quarantena abbandonata. Noi ovviamente non possiamo passare di là, quindi ci conviene andare da di qua. Anche perché vedete, evacuazione medica, usa il tunnel.
Quindi si presuppone che per arrivare all'ospedale, ecco, vedete, dobbiamo Stavolta passare sarà per di qua. diverso. Me lo sento. Cosa intendi? Le luci saranno senz'altro. Ne sono certa. Speriamo, dai, Ellie, speriamo. Più che altro, ovvio che i ragazzi, di certo devono studiarla, fare cose che non è proprio il massimo. Però è questo che vuole, da tanto che abbiamo aspettato questo momento, quindi insomma, pur di renderla felice, questo è altro. Ok. Posto veramente incredibile. Oh no, ragazzi. Oh no, c'è un blotter. E anche dei clicker. Bene, praticamente cosa peggiore non si poteva trovare. Vi giuro, forse da una parte, piuttosto che trovare i blotter e i clicker insieme, preferivo trovare gli stalker. Preferivo cagarmi addosso. Ok, c'è anche qualche runner. I runner sono gestibili. Più che altro, io al momento non capisco bene quali sono runner e quali sono clicker. Cioè, tipo quello lì è un runner o un clicker? Mi sembra un runner. Ok. Uccidiamo il runner, ragazzi. Allora, calma. Calma, ragazzi, calma. Razionalizziamo. Non riesco neanche a parlare. La situazione non è delle migliori. Soprattutto quando ci vengono i clicker addosso. Troppo inquietante. No, non è il fatto che sia inquietante, il fatto è che rischiamo di morire da un momento all'altro. Le munizioni le abbiamo, ma non eccessivamente. Di certo, non siamo abbastanza preparati per affrontare tutti questi infetti. Io, ragazzi, sto cercando di proseguire. Ma non so dove cazzo stiamo andando. Più che altro ho paura di trovarmi il blotter dietro. Che dai rumori che sto sentendo mi sa di sì. Ok, forse siamo arrivati ad un buon punto. Silenzio. Sì, silenzio, Ellie, cazzo, Peter. Porca merda. Piano, raga. Mamma mia, che brutto posto. Che brutto posto. Ok, entriamo in questa porta. Ce ne sono così tanti. Ma su, muoviamoci. Sento altri infetti. Ok, allora calma. Sinceramente io vedo al momento più utile creare una Molotov, così nel caso proprio dovessimo farci sgamare. Spero di no, ma la vedo dura non farsi sgamare. Riusciamo a uccidere tutti tranquillamente. Porca troia. Tre runner. Togliamo la torcia per sicurezza. Calma, ragazzi, calma. Non vedo un cazzo. E il che rende tutto ancora più inquietante. Se ci facciamo sgamare adesso è finita, eh. Questi spero che siano gli ultimi infetti che dovremo combattere, ragazzi, perché veramente, cioè, una situazione del genere non è proprio la roba più bella da vivere. Ricarica la torcia, ok. Che ovviamente si deve sempre togliere nei momenti peggiori. Allora, calma, ragazzi. Siamo riusciti a proseguire. Il problema è che se non erro la parte difficile arriva ora. È veramente difficile ora non farsi sgamare. Nella parte originale ci riuscivo qualche volta, ma era molto difficile. L'intelligenza artificiale ora è migliorata, quindi vedo molto improbabile riuscire a fare questa parte in stealth. Ci provo, Indietro. ma la vedo dura. Porco mondo. Gli altri infetti non dovrebbero riuscire a prenderci, ragazzi. Voglio vedere un attimo lì in fondo cosa c'è. Mi sa che è un altro. Ah, è un macete. Che da una parte non è neanche male. Sì, sapete, raga, prendo il macete.
Prendo il macete. Prendo il macete, ragazzi. Magari ho fatto la scelta sbagliata, ma io prenderò. Provo a prendere il macete. Allora, se non ricordo male, qui c'era un runner. Esatto. Due blotter. Ragazzi, due blotter. Non sto scherzando. Due blotter. Tre clicker. E un runner. C'è proprio. Evviva. Come facciamo a non farci sgamare da questo? L'unica è tirargli una freccia addosso. Ok. Ok. Ovviamente, raga, non sto neanche a dirvi che ho dei trucchi. Ma io la maggior parte dei trucchi che ho funzionano tutti nella parte originale. In questa parte non so se funzionano ancora. Io ho paura a tirare la freccia perché ho paura che non muoia il clicker. A quanto ricordo ne servivano due di frecce per uccidere un clicker. Ricordiamo che i blotter teoricamente, teoricamente almeno, non ci dovrebbero vedere. Ok, ma quello mi sembra un runner, non un... Sì, è un runner quello lì in fondo, quindi da questo punto di vista va anche meglio. Speravo che mi desse la freccia. Il problema è quel blotter che si muove, ragazzi. Quello è veramente un casino incredibile. Io, ragazzi, di solito me la gestisco così. Uccido quel clicker lì. Subito dopo tiro un mattone. Sposto gli infetti da là e intanto provo ad arrivare dall'altro lato. Ok. Ci provo, ragazzi, ma vi dico già che non sarà semplice. Ricarichiamo, ah no, ce l'abbiamo già ricaricato, il lanciafiamme che non abbiamo mai usato, ma in questa situazione nel caso dovesse buttar male sarà la cosa più utile del mondo. Ok, facciamo piano, ragazzi. Spero che quello lì sia un altro run. Oddio, non ne ho idea, perché se sono dei runner allora ho paura un po' a tirarlo. Tiriamolo là. Piano, raga. Il problema è il runner. Il problema è il runner. Cazzo, il runner è il problema, ragazzi. È il runner il problema. Vediamo se con una freccia riesco a ucciderlo. Bene. Bene, bene, raga. Bene. Allora, calma. Ora voi direte, ma perché non impazzisce e dai fuoco a tutti? Potrebbe essere una soluzione. Ma come anche no? Vorrei provare a gestirmi la stealth. Soprattutto perché, ragazzi, non so se ci saranno altri combattimenti dopo e magari ci conviene tenerci da parte le munizioni. Ovvio che però se dovesse buttare male ci toccherà usarli. Allora, buono, perché un blotter è andato dall'altro lato. Ora cerchiamo nuovamente di spingere gli infetti di là. Piano, ragazzi, mo è veramente un casino. Madonna, madonna santa, che caga. Non facciamoci sentire, vi prego. Fanculo le munizioni. Cavolo. Shh, zitta Ellie, Cristo santo, ma vedi la situazione, tu parli. Ti prego, ti prego. Fa che funzioni. Fa che funzioni, madonna, ragazzi, mi sto cagando addosso. Usando la cassa. Mi sto cagando addosso. Ellie, sali lassù e butta giù la cassa. Ti prego, ti prego. Mi sto cagando addosso, ragazzi. Mi sto cagando addosso. Ellie, fai veloce, ti prego. Ok. Ok. Ti prego, Ellie, veloce. Ragazzi, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. È stato tremendo. Mio Dio. Non pensavo di riuscire a farcela, okay. Ma ce l'ho fatta, ragazzi. Provate, perché è veramente difficile. Mio Dio. Ho il batticuore. Cristo santo. È stato orrendo. Ok. Sarebbe? Puoi insegnarmi a nuotare. D'accordo.
Ecco ragazzi, un'altra cosa che vi dicevo, che poi Joel le manterrà, insomma, insegnerà a Ellie a nuotare. Sono dall'altra parte. Cristo. D'accordo, arriva. Mio Dio. Vi giuro, faccio fatica a parlare. Mi si è bloccato il cuore. Ok. Cerco di riprendermi, ragazzi. Potrei svenire a causa di un'asma da un momento all'altro. Facciamo con calma. Stai Vai, Ellie. vicino al bordo, lì è più bassa. Bene. Tra l'altro, se non erro, qui in fondo, ragazzi, proseguendo di qua, dovremmo trovare, se non sbaglio, l'ultimo manuale d'addestramento che ci manca. Immagino. Ah no, era un fumetto. Era un fumetto, non Ellie, era un ho manuale. trovato un altro di quei fumetti che stai leggendo. Bene, bene. Allora, non mi ha dato il trofeo, per cui si presuppone che ne abbia missato qualcuno, ma non è un problema, li recupererò dopo. Fatto sta che comunque la maggior parte vi ho fatto vedere tutti dove prenderli, quindi ragazzi, mi raccomando, questa serie è completissima anche per quanto riguarda i collezionabili, perché la maggior parte ve li faccio vedere subito. Ora, se non ricordo male, qua da qualche parte. Non c'è più. Nella parte originale del gioco, cioè nel gioco originale c'era un clicker lì nascosto. E quando aprivamo la porta ci faceva fare prendere un infarto, Vai, insomma. Però dammi il piede. a quanto pare l'hanno Dai, tolto. apri quella porta. O forse era una porta più avanti. Boh, non ricordo. Mi pareva che fosse questa. Ricordavo che proprio lì ci fosse un clicker. Attenzione! Ah! Ma come faccio? Bastardo, era ancora più Sei ancora nascosto in del campo? normale. Non Era vedevo ancora l'ora più che nascosto qualcosa del accadesse. normale. Cioè, ragazzi, era proprio in mezzo alle scatole. Cioè, non si vedeva proprio. Almeno nell'originale si vedeva. E io ricordo. Vedete che mi ricordavo bene. Sembrava strano che non ci fosse. Che bastardelli quelli della Nauti. Potenziamo il macete. Che ora ragazzi facciamo tipo 6 kill con sto macete qua. Bene. Signori, prepariamoci al peggio. Trofeo guadagnato, ho sbloccato tutti i tavoli da potenziamento. Quindi anche da quel punto di vista dei collezionabili siamo a posto. Signori, ci manca l'ultimissimo potenziamento da poter fare. Io direi di farlo con attenzione. Signori, io potenzierei il mirino del fucile. Aggiungi un mirino all'arma, già lo abbiamo, però abbiamo un più 35% di ingrandimento, quindi possiamo mirare più lontano. Ultimo potenziamento di questo gioco, per quanto riguarda la nostra serie su The Last of Us. Molto bene, cambiamo il mirino in modo da metterne uno con un ingrandimento maggiore. Eccoci qua, ragazzi, diventiamo proprio degli stream sniper. Tacchete, tacchete. Molto bene. Ultimo potenziamento completato, ragazzi. Salutiamo i tavoli da potenziamento che ci sono stati molto utili per migliorare le armi, ragazzi. Poi, in una seconda run, mi potenzierò tutto quanto da solo, quindi non preoccupatevi. Il platino riuscirò a prenderlo, mi impegnerò al massimo. Tanto sicuramente è molto più semplice della parte iniziale, insomma. Però aspettate, c'è una porta nascosta. Il che significa che forse troveremo altri ingranaggi, quindi forse riusciamo a fare anche un altro potenziamento. Vediamo un attimo. Ok, un po' di roba. Nulla di troppo interessante. Quanti ingranaggi abbiamo? Giusto per curiosità. Ne abbiamo 54, che forse un altro potenziamento ce lo riusciamo anche a fare, ragazzi. A sto punto. E direi, visto che abbiamo 35 pillole. Allora aspettate. Aspettiamo un attimo per vedere se ne troviamo delle altre. Nel caso non ne dovessimo trovare altre, facciamo un ultimo potenziamento che può sempre tornare utile per questa parte finale del gioco. Potenziamo a sto punto, direi, il fucile a pompa. Allora, possiamo aumentare la velocità di ricarica, la portata,
la capacità del caricatore o la velocità di fuoco. Io, ragazzi, migliorerei la velocità di fuoco perché è ancora abbastanza lento a sparare, quindi una velocità di fuoco aumentata non è per niente male, perché questo pompa è veramente lento, ragazzi, quindi buono. Benissimo. Ora fuori all'ultimo potenziamento, possiamo proseguire, Andrà signori. più che bene. Andrà più che bene. Molto buono, signori, molto buono. Allora, andiamo avanti. Occhio alla testa. Ehi, guarda. Eccolo là. Eccolo, ragazzi. Ospedale St. Mary. Ci siamo, ragazzi, siamo molto vicini. Ellie mi sembra molto contenta. Finalmente siamo arrivati dove dovevamo andare. C'è una scala qui, però è troppo in alto, purtroppo. Vediamo. Se non erro, Adesso non vado da nessuna parte. Ecco, se non erro qui. Ah, possiamo accendere la torcia anche sott'acqua. Bene. Ok, un bel po' di rifiuti. Bello nuotare in mezzo all'immondizia. Ok. Molto bene, ragazzi. Ok. Vediamo qui cosa troviamo, ma mi sembra tutto completamente distrutto, quindi non penso che ci sarà nulla di utile. Passiamo per i condotti in modo tale da andare dall'altro lato e riuscire probabilmente a prendere lo scala. Non ne ho idea. Adesso capiamo. A parte che mi sa che in questo punto qua ci dovevo andare dopo. Non ricordo bene come funzionasse. Ah no, ce l'hai ok, no, no, no. fatta. Dovevo andare. Ok, forza, fammi attraversare. Ok. Bene, quindi una zattera. Ora possiamo tranquillamente scendere. Beh, secondo me con un bel salto forse ci riusciamo anche ad arrivare. Però vabbè. Non importa. Oh, guardate che figo, c'era un pesce. Vieni, Ellie. Attraversiamo. Ok. Salta su. Ok, ecco, ci sono. E mi sa che sarà la nostra ultima zattera all'interno del gioco. Presa. Bene, Ellie. Vai, tira giù la scala. Vai, vai, vai. Si è incantata, ragazzi. Non vuole più salire. Oh, Ellie! Che cazzo! Dai! Niente, ragazzi, si è... Ma non è che la devo... No, aspettate, forse ho capito perché. La devo mettere così. Mi sa che è così. Così sale. Niente. Si è anche buggata. Niente, ragazzi, si è buggata la zattera. Molto bene. Che bello quando succedono queste cose. Guarda, è proprio molto bello. Signori, ho dovuto riavviare questa parte tipo 3 volte perché continuava a buggarsi la zattera. Spero che questi bug li fixeranno perché è veramente una palla assurda. Ok, Ali, tira giù la scala. Così possiamo proseguire finalmente. Vai, vai, Ellie. Eccoci qua. Bene. Orco! La scala si è staccata dal muro. Mi farà venire un'idea. Ah, mannaggia. Allora, ragazzi, guardate un po' cosa facciamo. Posizioniamo la scala un attimo qui. Torniamo giù dove eravamo prima, insomma, per aver preso la zattera. Accendiamo la torcia così vediamo meglio. E dopodiché, una volta che siamo lì, prendiamo la scala. E guardate un attimo che cosa facciamo. Ah, tra l'altro non avevo visto bene, ma quel tizio non erano dei rifiuti, ma era un teschio. Era proprio uno scheletro. Non l'avevo visto bene. Devo salire fino a su. Sì. Saliamo. Molto easy, ragazzi. Torniamo un attimo di qua. E ora che siamo qui, molto semplicemente, riprendiamo la nostra scala. E una volta ripresa la scala, guardate un po'. Prendiamo la scala che avevamo posizionato qua, eccola qui. Tiriamola su. Molto bene. È lì già lì, pronta che ci sta aspettando. Guardate un po' che cosa facciamo.
La rimettiamo giù. Tac. Perfetto. Ora scendiamo noi. Riprendiamo la scala. E guardate un po' qui. Ora la scala la possiamo utilizzare, anziché come una scala, come un mini ponte per attraversare questa piccola zona. Piccolo enigma. Diciamo uno degli enigmi un pochino più complicati da capire la prima volta che lo si gioca, ma poi una volta capito diventa molto easy. Vai. Avanti io. Tu sei Cazzo. Ok, dietro di te. Santo Dio, ragazzi, ma perché dobbiamo sempre attraversare l'acqua se lì non sa nuotare? Ok. Pensavo di essere caduto ma malissimo. Vai. Un bel saltino. Vai. Ok, dai, salta. Mi prendi tu, sicuro? Ti prendo. Visto? Ce la facevi da sola. Scendiamo da quest'affare. Mamma mia, ragazzi, che ansia. Che ansia. Vai, Ellie. Oh no. Ellie, Corri, muoviti. corri, 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 corri. Vai, Joel, vai, Joel. Ma che sfiga, però. Ci sono. Dai! Ma porco mondo. Che sfiga, ragazzi. Dai! Ok. Che sfiga incredibile, ragazzi, c'è proprio una sfiga dietro l'altra, tutto che crolla. Evviva! Ma porco mondo. No, Ellie, cosa fai? Ma guarda quanto sei. Madonna, Ellie, io ti amo. Cioè, si sacrifica per salvarci. Dai, Cristo! Dai, ok. Vai, 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 vai. No, 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 no. Vabbè. E niente. Ma porca vacca. Che sfiga, ragazzi, cioè veramente incredibile. Povera Ellie. No, no, merda, merda. Dobbiamo salvarla, dobbiamo salvarla. Corri, Joel, corri, corri. Prendi Ellie. Poverina. Che botta che ha preso. Cristo santo. Ok, vai. Oh mio Dio. Mani in alto! Respira. Metti le mani in alto, cazzo! Dai, andiamo.